Devo spiegare la Trinità. Ieri sera ho provato a spiegare la Trinità e sono andato in crisi. Mi sembra di aver parlato e non aver detto niente. Perché ogni volta che viene questa domenica, per me è una grande difficoltà. Mi trovo a dover parlare di qualcosa che è molto difficile spiegare. Allora forse ho capito che la Trinità non è tanto da spiegare teoricamente. La Trinità forse si deve vivere. Dobbiamo vivere la Trinità. Dobbiamo sperimentare tra noi la Trinità. E allora forse potremo capire la Trinità. Forse se tra noi sperimentassimo quell'amore che arriva fino all'unità, quel non essere più tante realtà diverse, ma quell'essere una cosa sola, anche se ognuno con la sua personalità unica e irripetibile, ma essere composti nell'unità, e allora contemporaneamente ci troveremmo ad essere 200 o 100, quanto siamo? Forse 100, siamo pochi oggi. Ma essere uno, se facciamo questa esperienza o nelle nostre famiglie, o nella nostra comunità, o nei nostri gruppi, allora forse potremmo capire che cos'è la Trinità. E noi, in fondo, non siamo stati creati a immagine della Trinità? Quando siamo soli, non ci sentiamo incompleti? Non abbiamo bisogno di essere insieme agli altri? E come mai? Perché Dio non è mai solo. Dio è una comunità. Allora noi siamo stati creati a sua immagine e non possiamo rimanere da soli. Non stiamo bene da soli. E Gesù, che è una delle tre persone della Trinità, quando è venuto nel mondo, che cosa è venuto a fare? Forse è venuto proprio a spiegarci, a farci vedere come vive la Trinità. Forse guardando come vive Lui possiamo capire come vivere la Trinità. Imitando Lui possiamo vivere la Trinità. Lo Spirito Santo che è dentro di noi. Perché è dentro di noi? Cosa si sta a fare? Forse fa proprio questo. Si dona quella capacità di amare come si ama nella Trinità. E allora adesso tocca a noi. Non dobbiamo fare altro che tirar fuori quello che abbiamo già dentro. Fare ciò per cui esistiamo. Noi esistiamo per portare in terra la vita del cielo. Lo dice il Padre nostro. Sia fatta la tua volontà, poi come continua? Come in cielo, così in terra. Non è che uno dice la volontà di Dio, pensa subito alle disgrazie, è vero? Ah, no, mica sono la volontà di Dio le disgrazie. Sia fatta la tua volontà, il tuo sogno, il tuo ideale, la tua utopia, quello per cui tu hai creato il mondo, sia fatto come in cielo, così in terra. E qual è il suo sogno? Il suo sogno è che noi viviamo come vivono loro. Che come in cielo vi amate, così ci amiamo in terra. Tutti gli uomini del mondo. Capite che il Padre nostro non dica una preghierina così da due soldi. Questo è il motivo per cui siamo stati creati. E forse per far questo dobbiamo imitare Gesù. Perché se non siamo pronti a dare la vita per gli altri, come Gesù ha dato la vita per gli altri, concretamente, momento per momento, fino alla fine, non potremo mai costruire questa famiglia universale con tutti. È vero? Forse il segreto è quello. Per amare veramente, devi morire per gli altri. Forse dobbiamo seguire la voce dello Spirito Santo, che ci insegna Lui che cosa dobbiamo fare concretamente per voler bene alle persone rispettandole, così come loro desiderano essere amate. Ecco, per far questo ci vuole alcune doti. Per esempio,
ci vuole la sapienza. Nella prima lettura abbiamo sentito descrivere che cosa grande è la sapienza. Addirittura era presente, dice il libro dei Proverbi, quando Dio creava il mondo, c'era già la sapienza. Quanta sapienza che Dio ha messo nel creare il mondo, nel fare il nostro corpo, nel fare la natura. Ogni cosa, per esempio, nel nostro corpo è a servizio dell'altra. Quando, per esempio, studi un po' di medicina, rimani incantato, questo è un miracolo. Come fa? Ogni cosa, con che sapienza? E che sapienza ci vuole per creare comunione, per creare unità, per creare divisione? A volte basta una frase detta sbagliata per sbaglio e crei divisione. Per creare unità, com'è difficile. Ci vuole sapienza a dire la frase giusta al momento giusto, quando devi star zitto, stare zitto, quando devi andare a trovare una persona, andarci, quando devi cogliere i messaggi che quella persona ti manda senza parlare, devi cogliere. Quanta sapienza, è vero, per creare comunione. Dobbiamo proprio chiedere questo dono della sapienza. E poi ci vuole tanta pazienza, perché se è facile dividere due persone, unirle, è molto difficile far sì che quelle persone si fidino l'una delle altre, far sì che condividano quello che hanno, far sì che si camminino insieme. Quanta diffidenza, è vero, quanta pazienza ci vuole a insegnare, a far comunione, a imparare noi, perché non facciamo fatica, siamo individualisti fino al profondo. Se non stiamo attenti, qualche volta anche nelle nostre famiglie possiamo rischiare di vivere come degli individualisti che vivono sotto lo stesso tetto ed è solo quella l'unica cosa che condividono. Quanta fatica nel fare comunione, nel vivere insieme, nel condividere, quanto di superare le nostre diversità, rispettare i tempi dell'altro, quanta pazienza. E poi questa pazienza di cui parlo alla seconda lettura, mi piace molto queste quattro parole: tribolazione, pazienza, virtù provata, speranza. Lo rileggiamo: la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata, la virtù provata la speranza. Ci vuole passi tante tribolazioni se tu hai come ideale la fratellanza, l'unità, la comunione, perché ricevi tante nasate, tante volte sbattute in faccia, tanti ti dicono no, tanti ti dicono sei un illuso, sei uno che sogna solamente, non vedi la realtà, riceverai tanti rifiuti. E devi avere tanta pazienza, andare avanti lo stesso, devi avere una virtù provata, cioè devi essere uno che non si scoraggia di fronte ai fallimenti, ma va sempre avanti, perché hai un ideale grande da portare, la vita di Dio sulla terra. Ci vuole speranza, speranza. Devi sperare, guarda come siamo divisi adesso, io spero che possiamo essere uniti, guarda come ci odiamo adesso, io spero che ci potremo capire. Io spero che con te potrò essere una cosa sola, anche se adesso tu mi odi, anche se adesso tu mi rifiuti, anche se adesso tu non ne vuoi sapere, io non perderò mai questa speranza e andrò sempre avanti. Capite? Proprio ci vuole pazienza, speranza, ci vuole anche una guida, ci vorrebbe uno che ci ricordasse gli esempi, i gesti, le parole di quell'uomo che era il figlio di Dio, che per primo ha vissuto questa utopia molto concreta della fratellanza, del portare sulla terra la vita di Dio che è comunione di Gesù. Ci vorrebbe qualcuno che ce li suggerisce questi gesti e queste parole di Gesù, che ce li facesse ricordare al momento giusto. È vero? Che quando uno ci pesta il callo ci ricordassimo quello lì che ha perdonato quelli che lo stavano crocifiggendo, quel momento ce lo stessimo ricordassimo, è vero, ci fermeremmo un attimo. Ma c'è quello lì, chi è che fa questo? Lo Spirito Santo, lo dice il Vangelo. Egli mi glorificherà,
dice Gesù, perché prenderà del mio e me l'annunzierà. Cosa fa lo Spirito Santo? Ci ricorda quello che Gesù ha detto e ha fatto, ce lo ricorda al momento giusto. È un lavoro difficilissimo, questo, di cercare di portare sulla terra la vita del cielo, di vivere la Trinità. Ma forse è ciò che ci rende grandi quasi come gli angeli. Lo dice il Salmo. Che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Di gloria e di onore l'hai coronato. O Signore, tu ci hai dato la gloria e l'onore di cercare di portare sulla terra la vita che tu vivi in cielo.